Che bel top di gamma il P40 Pro, un vero portento, se potrei usare addirittura questo termine, però la mancanza delle app di Google si sente ed è troppo, troppo forte. Peccato. Il P40 Pro è un top di gamma che probabilmente, almeno per quelli che ho provato io attualmente, ovviamente nel 2020 ci sono tanti dispositivi che sono usciti o stanno uscendo, uno di quelli da provare sicuramente è OnePlus 8 e 8 Pro. Però devo dire che, considerando solo il dispositivo, o almeno da parte hardware e software, diciamo che il P40 Pro è davvero una bomba. Però l'assenza delle app di Google è un'assenza troppo forte, troppo pesante, si avverte, l'utilizzo del dispositivo risulta addirittura frustrante ad un certo punto, soprattutto quando l'utente utilizza le app di Google in maniera importante. Non si tratta solo delle app come Gmail, YouTube, Mappe, eccetera, ma è proprio la questione di una mancanza dell'ecosistema. Faccio un esempio banale, ma per capirci. L'assenza, ad esempio, del Play Service, un'app che forse a cui non molti daranno importanza, però è quell'app che sincronizza, che permette di sincronizzare tutte le app di Google tra i vari dispositivi. L'assenza di questa applicazione si sente anche molto. Ad esempio, anche se si riesce a trovare nell'App Gallery, cioè lo store di Huawei, l'app che si utilizza normalmente anche con l'aiuto di store di terze parti come APK Pure che Huawei utilizza, dicevo, anche se si trova l'applicazione, ad esempio il gioco che utilizziamo normalmente, non possiamo sincronizzarlo con i nostri progressi. Quindi anche se su altri dispositivi Android abbiamo giocato tanto, abbiamo anche magari speso dei soldi, tutti i progressi saranno persi. Ovviamente, ripeto, sempre se l'applicazione si trova, si riesce a installare sul dispositivo, e che se questa parte, perché c'è tutto questo da considerare. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come funziona e come si comporta Huawei P40 Pro. La prima cosa che si osserva, che salta agli occhi del P40 Pro, è innanzitutto la dimensione, ma anche e soprattutto il display. Un display che presenta il sensore di impronte sotto, che presenta sotto il display abbiamo il sensore di impronte digitali. Come visto, lo sblocco è praticamente immediato. Credo sia il sensore di impronte digitali più veloce, più rapido e più buono che abbia testato fino ad oggi su qualunque smartphone. Ripeto, il P40 Pro è un ottimo dispositivo che però viene fortemente limitato dall'assenza delle app di Google. Dicevo, il primo impatto sicuramente è con la dimensione del dispositivo, che è molto molto ampia. Questo si nota anche dal peso di 203 grammi che dopo aver utilizzato per un po' si avverte sulla mano o sulle mani, perché date le dimensioni stiamo parlando di un display con una diagonale da 6,58 pollici, quindi praticamente le dimensioni di un tablet. Il display è un OLED che ha una risoluzione di 1200x2640 pixel e una densità di 441 ppi. Diciamo, non è né un, è più di un Full HD Plus, ma meno di un QHD. È una risoluzione un po' particolare, nulla da togliere assolutamente al display, anzi funziona perfettamente, visibile alla luce del sole in condizioni di scarsa luminosità. Il sensore di luminosità funziona veramente alla grande con luminosità automatica, varia anche minimamente in base alle condizioni di luminosità in cui ci troviamo. Dicevo, il dispositivo è estremamente grande, l'utilizzo con una mano è praticamente impossibile, davvero molto pesante. Huawei lo sa bene, infatti attiva di default la riduzione dell'interfaccia tramite software, una soluzione che è molto comoda per quando si ha almeno una mano impegnata e si deve utilizzare il dispositivo.
Come visto, basta uno swipe praticamente sulla barra di navigazione che per ridurre o aumentare o riportare alla normalità l'intera interfaccia. Si può anche premere in un punto qualunque della parte nera che rimane per tornare alla dimensione normale dell'interfaccia di questa MIUI 10.1. Stavo parlando di display, come detto, ha una risoluzione un po' particolare, però davvero ottimo, sia non solo sotto la luce del sole, ma anche per visualizzare contenuti tramite video che si possono vedere sia tramite Huawei Video, che offre anche una promozione per chi acquista il dispositivo. Ce ne sono anche altre, ad esempio Huawei regala 50 GB di spazio in cloud su Huawei Cloud, regala almeno me, con l'acquisto tramite Amazon ho avuto anche il mini speaker, ma non solo, fino al 3 o 4 maggio, non ricordo di preciso, beh, poi troverete sicuramente nell'articolo, il cui link è trovate nell'info box, le indicazioni anche per ricevere in regalo lo smartwatch GT2. Il Watch GT2 di Huawei. Questo tutto in regalo con il dispositivo che comunque ha un prezzo di 1049,90 euro, cioè di 1050 euro, quindi un prezzo che non è nemmeno tanto economico. Dicevo, le dimensioni sono importanti, una dimensione di 158,2 x 72,6 per uno spessore di 9 mm. Se nelle dimensioni risulta l'altezza e larghezza un po' più piccola, ad esempio del Galaxy S20 Plus, un po' più largo veramente, e ciò che si avverte in realtà è lo spessore di 9 mm, che insieme a questo array della fotocamera davvero impressionante, come visto anche su Galaxy S20 Ultra, sproporziona, a parte dal punto di vista estetico non è per nulla gradevole, ma sproporziona in maniera assoluta il dispositivo. È facile che non si possa effettuare questa, che si possa essere questa problematica quando si utilizza il dispositivo poggiato su una superficie. Detto questo, l'altra caratteristica, a parte il display, quindi davvero eccezionale, tra l'altro è anche un display che ha quattro, tutti e quattro i bordi curvi, così lo definisce, dice Huawei, ed effettivamente sia sul bordo superiore che inferiore, forse su quello inferiore non più di tanto, ci sono appunto tutti e quattro, sono i bordi curvi, però devo dire che rispetto, forse sarà anche perché è più largo e più spesso, rispetto a P30 Pro che ho provato, mi sembrano meno accentuate queste curve. Il P30 Pro, poiché risulta, è molto più sottile, cioè molto, insomma, è più stretto rispetto al P40 Pro, risulta forse anche più arrotondato ai bordi. Non so se è solo un'impressione o è effettivamente così. Dicevo, l'altra caratteristica, a parte il display, che è una delle caratteristiche importanti di questo dispositivo, l'altra fondamentale, ma non per il P40 Pro, insomma, è da qualche anno, un po' di anni, che la collaborazione con Leica, o Leica se volete, ha portato alla realizzazione di un comparto fotografico di altissimo livello. Con il P40 Pro probabilmente l'asticella viene alzata ancora un pochettino. Questa fotocamera, ci sono quattro sensori, adesso andremo a vedere in dettaglio. Dicevo, questa fotocamera sicuramente è molto è visibile esteticamente, però devo ammettere che fa un lavoro davvero eccezionale, incredibile, foto ottime, anche in condizioni di scarsa luminosità, ottime già come visto sul P30 Pro, ma qui, ripeto, l'asticella viene, rispetto alla qualità, viene alzata ulteriormente e le foto, anche in condizioni di scarsa luminosità, sono ulteriormente migliorate. Naturalmente non ho potuto fare chissà quale prove fotografiche, perché purtroppo, come sapete, siamo ancora in lockdown, anche se le restrizioni si stanno allentando, soprattutto a partire dal 4 maggio. Comunque torniamo al P40 Pro, che è quello che ci interessa adesso vedere. Dicevo, ci sono quattro sensori. Abbiamo il sensore da 40 megapixel, che è l'ultraangolare, l'ultra-wide, poi il sensore da 50 megapixel, qui che è il sensore principale, il secondo, partendo dall'alto, e infine il terzo è il sensore da 12 megapixel con zoom ottico 5x e digitale 50x, e infine questo qui piccolino,
È un TOF, un sensore time of flight per il tempo di volo e il dual flash LED. Huawei continua ad utilizzare un sensore RYYB, cioè praticamente red, yellow, yellow, blu, per la fotocamera principale. Andiamo a vedere qualche scatto nel frattempo che vi do alcune indicazioni tecniche, diciamo, sulla fotocamera. Credo che le immagini parlino da sole. Naturalmente, sempre nell'articolo trovate il riferimento alle immagini a piena risoluzione, ma è sempre piacevole guardarle comunque. Dicevo, Huawei continua a utilizzare un sensore, quindi rosso, giallo, giallo, blu, rispetto al tradizionale filtro Bayer pattern. Rosso, verde, verde, blu sulla maggior parte dei sensori delle fotocamere. E questo in teoria consente di raccogliere più luce, ecco perché poi migliorano anche gli scatti notturni. Chiaramente bisogna comprendere che il lavoro principale che migliora gli scatti è dato sempre dall'intelligenza artificiale, cioè dal software. È quello che va a migliorare a prescindere dal numero di pixel dei sensori, che comunque sono importanti, però il software è decisamente quello che va a migliorare ogni singolo scatto. Anche in questo caso, per il P40 Pro è presente la tecnica del pixel binning con 4 pixel del sensore combinati in uno. Trovate sul pantarenews.com anche la spiegazione su cos'è il pixel binning, lo trovate anche all'interno dell'articolo. E quindi vi consiglio di andare a effettuare una lettura per comprendere come vengono realizzati questi scatti e perché, ad esempio, fotocamere da 50 o da 108 megapixel, che adesso vanno per la maggiore, poi realizzano in realtà scatti con meno megapixel, cioè uno scatto con un fotosensore da 108 megapixel, in realtà può essere da 27 megapixel, giusto per darvi un'idea. La dimensione effettiva dei pixel per quanto riguarda il P40 Pro è di 2,44 micrometri. Dicevo, quindi gli scatti sono eccezionali. Come vedete, questa foto credo sia parli veramente da sola. È a dir poco fantastica. Dicevo, gli scatti, questo consente quindi anche di migliorare tantissimo le foto notturne. Ecco. Questa, anche se sembra di no, è una foto notturna, anche questa. Ripeto, sono davvero fantastiche. Anche se andiamo a zoomare, come vedete, abbiamo forse una minimo perdita di dettagli, però insomma, qualità incredibile. Certo, difficile eguagliare una tale qualità. Come vedete, beh, questo ovviamente non è uno scatto notturno, ma se andiamo a zoomare non si ha minimamente perdita. Guardate che spettacolo! Sarà davvero difficile battere la fotocamera del P40 Pro. Su questo dispositivo fa il suo debutto il motore diciamo il motore del software della fotocamera, che è l'X Diffusion Engine, cioè un nome abbastanza importante che sta a indicare appunto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ottimizzare le foto. Per quanto riguarda poi la fotocamera anteriore, non è certamente da meno, con un sensore da 32 megapixel. Non vi fate ingannare da questa ogiva, questa apertura maggiore qui nella parte anteriore. Non c'è una doppia fotocamera, è singola, da 32 megapixel, è in grado di realizzare anche video in 4K, quindi si possono registrare video, selfie video tranquillamente all'altissima qualità. Poi ci sono varie funzioni della fotocamera, queste sono per esempio uno scatto con uno zoom, non ricordo, comunque 10-15x. C'è una perdita di qualità con lo zoom al massimo, però non è così eccessiva come ho visto ad esempio su altri dispositivi, altri top di gamma, come ad esempio sul Galaxy S20, che comunque ha più o meno la stessa. Lo stesso prezzo, 929 euro, quindi
Questo costa poco meno di 100 euro in più. Ma la differenza tra i reparti fotografici, vabbè, è un abisso rispetto al P40, lascia un abisso al Galaxy S20. Non posso parlare per quanto riguarda l'S20 Plus o ancora di più per l'S20 Ultra perché non li ho testati. L'app della fotocamera poi è dotata di varie funzioni, diciamo. Non è che ci troviamo particolari differenze rispetto a quelle che sono l'app fotocamera di altri smartphone, tutti ovviamente basati su Android, anche questo su Android 10, quindi bene o male sono tutte molto simili, a parte diverse funzioni. Ciò che veramente cambia in effetti è appunto l'ottimizzazione della parte software. Varie funzioni, abbiamo ovviamente il rallentatore, abbiamo addirittura il timelapse a 7000 e qualcosa fotogrammi per secondo, qualcosa di impressionante. Ma veniamo a un'altra parte molto interessante del dispositivo, che sono l'hardware e software. Mai come in questo caso, il software e l'hardware, cioè il dispositivo ovviamente è basato su Android 10 con personalizzazione data dalla MIUI 10.1, dotato di 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, che è espandibile anche tramite una nano SD realizzata tipica proprio da Huawei. Si trova su Amazon, si trovano fino a 256 GB di ulteriore espansione. Però hanno un costo un po' più elevato rispetto alle micro SD. Dicevo, è un dispositivo davvero potente con il processore Kirin 990, è un dispositivo 5G, dicevo Android versione 10.1 della MIUI, versione Android la 10. Dicevo, dispositivo 5G, non so quanto possa ancora essere utile. Certo, acquistare un dispositivo da 1050 euro probabilmente lo si acquista per diversi anni, quindi si è pronti sicuramente per quando il 5G sarà decisamente più diffuso. Al momento è un po' difficile provarlo e testarlo. Dicevo, ci sono 8 GB di RAM. Huawei non ha presentato questo modello anche con 12 GB come hanno fatto per esempio i concorrenti. Devo dire, non si nota assolutamente la differenza, anche perché grazie alla frequenza di aggiornamento da 90 Hz, devo dire che utilizzare il P40 Pro è davvero molto piacevole. Molto piacevole quanto frustrante per l'assenza delle app di Google. Come dicevo, come ho detto nell'introduzione, non è tanto una questione di mancanza di app come Gmail o YouTube, che si possono comunque a cui si può accedere tranquillamente dal browser. Questo è il browser proprietario, che ho trovato estremamente rapido, molto fluido anche nella gestione, come vedete, veramente molto molto gradevole anche questo nelle animazioni. Come vedete, YouTube si può accedere tramite browser. Certo, non è la stessa cosa, questo vale anche per Gmail e altre app, non è la stessa cosa che utilizzare l'applicazione, diciamo, è un po' più flessibile utilizzare le applicazioni, ma il problema nasce quando si vogliono utilizzare altre app che purtroppo non si riescono a trovare nell'App Gallery. App Gallery, che è lo store la pubblicità, è insopportabile ogni volta che si apre l'applicazione. Dicevo, App Gallery è lo store di Huawei, dove si possono trovare tantissime app, però non tutte. Per trovare altre applicazioni, ad esempio per scaricare Facebook, WhatsApp, Instagram, o altre ancora, ad esempio Flickr, l'ho dovuta scaricare da PickUp Pure, che è integrato comunque non dico che è integrato nell'app gallery, però più o meno Huawei consiglia di utilizzare Trova App, e Trova App utilizza più che altro APK Pure per trovare le applicazioni. Il problema però, nonostante tutti questi passaggi, queste app da scaricare per cercare una sola applicazione, non è detto che poi queste si possano utilizzare. Quando si va poi a scaricare un'app, la si fa partire. Può capitare, e purtroppo capita spesso, che poi, ecco, l'app non parta. Questo non succede, per fortuna, con tutte le applicazioni, però succede con molte applicazioni. Io ho utilizzato PhoneClone, per esempio, un'altra applicazione di
Eccola qui, tra l'altro, la vediamo proprio nella schermata. Phone Clone che consente di appunto clonare le applicazioni sul dispositivo vecchio e portarlo sul nuovo, ma anche se questo è possibile, ripeto, non tutte le app poi partono. Monument Gallery, un'altra applicazione che amo molto, purtroppo non parte. Questi sono il caso di due giochi, ma ce ne sono davvero tante altre di app che purtroppo non partono, no? Hanno lo stesso comportamento. Quindi, ripeto, purtroppo l'assenza delle app di Google e la sincronizzazione fra i vari dispositivi è una mancanza che si sente, è una mancanza che fa utilizzare anche meno il dispositivo ed è una mancanza che purtroppo rende estremamente frustrante l'utilizzo del device. Devo dire che se la qualità del processore è davvero ottima, una frequenza di aggiornamento a 2,86 GHz, ma con la frequenza massima di clock, non di aggiornamento, scusate, confuso con quella della frequenza del display. Dicevo, se la frequenza di clock a 2,86, valore massimo del processore, è ottima, abbinata alla GPU Mali G76, purtroppo non rende giustizia al dispositivo, perché appunto diventa anche difficile utilizzarlo. Io mi vedevo costretto a dover utilizzare sempre il mio dispositivo personale per diverse cose legate soprattutto alle app di Google che utilizzo per lavoro. Ciò che mi ha un po' lasciato perplesso rispetto del P40 Pro rispetto a tutti gli altri comparti è in particolare la batteria da 4200 mAh con una velocità di ricarica davvero impressionante, come abbiamo visto in poco più di un'ora si ricarica completamente grazie all'alimentatore da 40 watt presente nella confezione di vendita. Dicevo, la batteria che non, secondo me non dura tantissimo, perché se con l'utilizzo attuale, quindi attualmente con il lockdown, io il dispositivo non me lo porto dietro, lo lascio a casa perché così non lo devo disinfettare ogni volta che torno. Non ci sono tutte le app che utilizzo normalmente, quindi mi rivolgevo al mio dispositivo personale per molte app. Insomma, non ho utilizzato tantissimo il dispositivo come faccio nell'utilizzo quotidiano, intendo come faccio normalmente con qualsiasi altro smartphone, proprio per l'impossibilità di farlo. E nonostante questo, ho notato che si arriva a sera con il 20-30% massimo di carica, che secondo me non è tantissimo. In standby scarica molto la batteria, visto che scende molto facilmente la percentuale di batteria. Quando lo si utilizza poi con qualche app in più, con qualche applicazione, anche WhatsApp, Facebook, o si gioca, si riesce a trovare qualche gioco con cui giocare, riscalda molto e questo fa calare drasticamente la percentuale di batteria. Detto questo, volevo farvi notare che qui in alto non abbiamo nessuna capsula auricolare, questo perché l'audio tramite all'orecchio avviene tramite il display. L'orecchio va appoggiato in quest'area. Come visto, abbiamo basta tracciare dei segni sul display per avviare la fotocamera o altre funzioni. Questa è una cosa che vedremo poi magari in un video dedicato. Parte telefonica comunque davvero eccezionale, anche questa davvero top di gamma come in altri dispositivi non 2019-2020, dove ho notato che parte telefonica viene un po' trascurata. Connettività chiaramente completa, come detto, abbiamo la connettività fino al 5G, la velocità di apertura del browser è più che ottima. Anche con O che è limita il download e l'upload a 30 megabit per secondo. L'unica cosa è che non abbiamo una versione mobile, praticamente è tutto in versione desktop, nonostante io non abbia imposto la versione desktop. Poi ci abbiamo chiaramente modalità notturna e modalità notturna che nel mio caso però non permette di vedere assolutamente nulla per i colori del sito. Che dire, l'unica pecca secondo me è legata alla Swift Key, che già sul Galaxy S20, non so perché i produttori stiano utilizzando questa tastiera,
O meglio, non so per quale motivo la tastiera sia peggiorata notevolmente, lo si può notare anche dalle recensioni su Play Store, come se quando si va a scrivere la tastiera abbia un certo ritardo che quindi comporta diversi errori di scrittura. Quindi sinceramente vi consiglio di cambiare tastiera perché non è la tastiera, la Swift Key, non è la Swift Key di una volta, assolutamente bocciata anche su questo dispositivo. Dicevo, supporta quindi le reti 2G, 3G, 4G e 5G e il Wi-Fi 6 Plus permette al telefono di attraversare più facilmente muri e pavimenti. Inoltre, supportando una banda da 160 Hz, può raggiungere una velocità ottimale fino a 2,4 gigabit per secondo. Insomma, le caratteristiche tecniche non mancano, la velocità non manca, la potenza non manca, la fotocamera è ottima, la batteria, insomma, così così. Vale la pena acquistarlo? Questa è la domanda che bisogna porsi ogni volta con un dispositivo quando lo si vuole comprare, ma con il Huawei P40 Pro sicuramente questa è una domanda che vale ancora di più. Chiunque consigli l'acquisto del P40 Pro purtroppo non vi sta dando un buon consiglio. È un dispositivo davvero ottimo, sia dal punto di vista hardware che dell'ottimizzazione software Huawei ha fatto un ottimo lavoro. Non ha fatto invece un buon lavoro secondo me dal punto di vista del prezzo. 1.050 euro sono davvero troppi per un dispositivo in cui mancano le app di Google e che rende praticamente drammatico l'utilizzo quotidiano. Per chi, ripeto, fa un uso abbondante delle app di Google e sfido oggi a trovare chi non lo fa, purtroppo direi anche, ma ripeto, non è solo questione di utilizzo di Gmail, di YouTube o altro, ma di tutto l'ecosistema, quello che viene a mancare, di cui si sente la mancanza. Il supporto poi alle applicazioni è l'altro errore gravissimo secondo me fatto da Huawei. Certo, trovare una soluzione non è semplice, però probabilmente prima di lanciare uno smartphone top di gamma da 1.050 euro avrebbero dovuto in Huawei trovare forse delle soluzioni alternative un po' più come dire, semplici per l'utente. Per un utente medio, Huawei P40 Pro è praticamente impossibile da utilizzare. Se sei un utente avanzato, certo, scarichi le app, le trovi scarichi gli APK. Ci sono diverse alternative, però diventa pesante farlo con ogni singola applicazione. Per non parlare poi degli aggiornamenti quando si scaricano le app, per esempio da APK Pure o da altri store, bisogna farlo a volte anche manualmente, per singola app, è davvero un inferno. Quindi, se utilizzi le app di Google o comunque utilizzi molte app, assolutamente non comprare Huawei P40 Pro. Se non le utilizzi, utilizzi poche app, non te ne interessa più di tanto, ma cerchi uno smartphone top di gamma che abbia una fotocamera eccellente. Sicuramente il P40 Pro è uno smartphone da prendere in considerazione, anche se due considerazioni. Uno, con 1.050 euro ti puoi comprare una reflex di buon livello. Io ho speso poco più per la mia Nikon con uno zoom anche da 105 mm, quindi si trovano, è una versione modelli base, ma si trovano a questo prezzo. Due, sul mercato ci sono tanti altri smartphone che realizzano magari foto non eccellenti come quelli del Huawei P40 Pro, però insomma che non ti rendono la vita davvero difficile per utilizzare uno smartphone. Su questo voi secondo me dovrebbe lavorare ancora molto. Non mi meraviglia il fatto che siano ridotte così tanto le vendite degli smartphone Huawei e sicuramente con il passare dei mesi ridurranno ancora ulteriormente perché davvero non è possibile utilizzare questi dispositivi senza le app di Google. Mi dispiace davvero tanto perché poi è un top di gamma che si trova una spanna sopra Google App a parte rispetto a tutti gli altri, sicuramente rispetto ai dispositivi, ai top di gamma Samsung. Con questo è tutto, un saluto da Gianni Fiore, come al solito vi invito a mettere like, a condividere il video, a commentare, a iscrivervi al canale e anche agli altri social. Ciao!